proviamo ancora con Mattina 9, tanti gli ospiti. Adesso c'è lo spazio nostro bellissimo, quello del Facciamoci Belle, ovvero lo spazio del make-up, con la nostra make-up artist Francesca Palombo, a cui do il buongiorno, benvenuta a Mattina 9. Buongiorno a te. Ma come siamo belle oggi? Grazie, io e te, con questi capelli. Possiamo un attimo inquadrare i capelli oggi miei e di Francesca? Un, due, tre, giriamoci. Ecco, abbiamo deciso di pettinarci così oggi, perché è venuta a trovarci chi? È venuta a trovarci un'amica, Daniela, una parrucchiera. Brava, brava Daniela, grazie per questa pettinatura nello spazio del make-up di Facciamoci Belle, anche i capelli vogliono la loro parte. Oggi però ci è venuta a trovare anche una ragazza che ci ha chiamato al numero 081 41 0077, si chiama Emanuela, ed Emanuela ovviamente che cosa vuol curare del suo aspetto? Perché lei già è bellissima così, Francesca, sì. Però purtroppo il punto è sempre lo stesso. Cosa vogliamo dare noi nell'impatto quando conosciamo una persona? Gli occhi, ma soprattutto le labbra, queste labbra che devono avere questo effetto sempre grandioso, luminoso, voluminoso soprattutto. E quindi anche lei oggi ha chiesto a Francesca di correggerla, di renderla bella nelle labbra. Vediamo, sì, anche oggi come possiamo farlo proprio sul volto di Emanuela, proprio allora, sulle labbra di Emanuela. Emanuela ha le labbra un po' piccoline, quindi su di lei andremo a dare un effetto volume. Quindi rivediamo un attimino le labbra della nostra bellissima ragazza che ha chiamato, ripeto, al numero 081 41 0077. Provate a riconoscervi magari in queste labbra. Potete vedere, sì, magari ce l'ho anche io così, quindi come operare, come fare, vediamo. Allora, la prima cosa, il primo step è quello di applicare un correttore, soprattutto sul bordo. Quindi primo step, correttore sul bordo. Per andare a neutralizzare il colore delle labbra. Per neutralizzare l'effetto labbra. Quindi l'intenzione di Emanuela è quello di volumizzare, di rendere più carnose le labbra. Però ovviamente non si può sempre ricorrere alla chirurgia estetica ed è anche giusto così. Quindi con il make-up noi troviamo quei giusti accorgimenti, quei trucchetti, quegli escamotage per rendere comunque delle labbra belle, comunque grandi. A questo in realtà serve il trucco, vero Francesca? Bravissima, il trucco è un trucco. È un trucco. E oggi a noi trucco e parrucco. Allora Mario, ho passato leggermente il pennello sporco di cipria, quindi, giusto per fissare, insomma. Quindi correttore solo all'esterno delle labbra, sì, poi per uniformare un poco di cipria. E finora è semplice e finora no, avete... serve non per uniformare, la cipria serve sempre per fissare, in modo da rendere più durevole la matita. Poi procediamo con l'applicazione, partiamo sempre dal centro, che è il nostro arco di Cupido. Sì. Dal centro con una matita abbiamo scelto un colore nude, vero Francesca? Sì, perché lei voleva ingrandire le labbra, però non ama i colori forti. Quindi... Eh sì, perché poi l'effetto, signore, deve essere comunque un effetto naturale. Quando naturale, dobbiamo ingrandire bravissima le labbra e renderle ovviamente naturali, cerchiamo di optare su quei colori neutri, perché solo così possiamo otticamente avere quella visione di grandezza. Molte volte l'orsetto rosso, magari correggimi Francesca se posso incorrere nell'errore, l'orsetto rosso magari tende a volumizzare, però non dà poi quell'effetto naturale. Invece noi dobbiamo far credere comunque di avere delle labbra grandi attraverso un effetto totalmente naturale. Per sì, questo ce lo dà il colore, scegliamo il colore chiaro. Nude. Allora, in questa prima fase, vedi, ho tratteggiato, sono partita dal centro, quindi dal nostro arco di Cupido, poi negli angoli esterni sono andata proprio ad unire, ricongiungendomi all'arco di Cupido. Aspetta, ripetiamo, noi abbiamo toccato quindi l'angolo... Allora, siamo partiti dal centro, dal nostro arco di Cupido. E ci siamo fermati. Ok. Ci siamo dopodiché, fermati. Sì, dopodiché vado a congiungere l'angolo esterno, gli angoli esterni al nostro arco di Cupido. Quindi errore grave, signore, se volete dare l'effetto di ingrandimento delle labbra, quello di procedere con una linea che parte sì dal centro dell'arco di Cupido, ma che poi vada a discendere ai lati della... No, è meglio salire per una questione di precisione. Adesso in questa prima fase non sto ancora sbordando più di tanto, poi ti farò vedere. Sto semplicemente tratteggiando in modo da dare una bozza. Però poi sai Francesca che cosa dicono anche molte volte?
volte le signore che incontro e che in realtà cercano di effettuare questa operazione, che l'applicazione della matita è facile per quanto riguarda il lato superiore, sbordare, sì, magari si riesce a sbordare. Per quanto riguarda invece il lato inferiore è un po' più difficile. Allora, sai, Mario, deve essere veramente una cosa sottilissima, leggerissima, si può sbordare massimo di 1-2 mm perché poi si sfocia nella volgarità. Quindi, allora, innanzitutto individuare il tipo di labbro, se le labbra sono simmetriche, nel senso la parte superiore e quella inferiore devono avere lo stesso spazio, devono essere uguali in altezza. Cioè, un labbro perfetto, una bocca perfetta è simmetrica, nel senso la parte superiore deve essere uguale a quella inferiore. Pertanto dobbiamo cercare di portarle allo stesso livello. Se nel suo caso è abbastanza regolare, quindi andremo semplicemente a sbordare sia sopra e un pochino nell'angolo esterno sotto. Però in generale... Sì, però come si fa a non errare col tratteggio della matita? Ovviamente è una questione di precisione. La prima cosa che ci aiuta veramente tanto è avere una matita appuntita, proprio è alla base proprio del trucco. Sì. Dici bene, una matita appuntita, perché magari il tratto diventa più delineato, più netto, più preciso. Allora, vedi, in questa prima fase abbiamo sempre unito la parte centrale che abbiamo precedentemente tratteggiato con gli angoli esterni. Quindi si parte sempre dal centro e poi si procede all'unione del tratteggio con gli angoli esterni. Sì. Adesso andiamo nella fase di precisione, quindi vado a sbordare leggermente. Intanto già si vede un po' l'effetto un po' più grande delle labbra, lo sai? Eh sì. Si vede, si vede. Vedi, vado a sbordare proprio leggermente per non insomma essere... troppo volgari, e vado a fare lo stesso nella parte inferiore. Allora, ricordatevi a casa che più alzeremo l'arco di Cupido, quindi più al centro metteremo la nostra matita, più saliremo e più daremo l'effetto volume. Quindi è in questa zona. Quindi il trucchetto zona. È proprio lì, in quella zona lì, signore. È sì. Proprio nell'arco di Cupido il trucchetto e il tratteggio della matita. Più lo ingrandiamo, più andiamo a far prendere il corpo il colore in quella zona. Quindi sì. Nella zona soprattutto centrale. Ora ci aiuterà tanto un rossetto. Ti faccio vedere. Senti, ma ecco, altra domanda, altra curiosità. Per avere un effetto luminoso, ma soprattutto volumizzante, preferibile rossetto matte o un gloss? Il gloss sicuramente ci dà l'effetto un po' più volumizzante. Quindi. Però in questo caso ti faccio vedere che anche usando un rossetto matte, con l'aiuto della matita e del rossetto che è leggermente più chiaro, andremo proprio a creare un effetto ottico, quindi di volume. Vediamo, vediamo. Stiamo procedendo quindi dal basso, hai scelto di partire dal labbro inferiore. Sì. Partendo sempre dal centro, come mi sembra di vedere e di capire. Emanuele ci ha chiamato al numero 081 41 0077. Invito tutte voi a contattarci se volete essere voi le protagoniste per un giorno dello spazio del Facciamoci Belle. Magari realizzare sul vostro volto o correggere una parte del vostro volto. Perché noi lo diciamo sempre qui a Mattina 9, nonostante i trucchetti e così i tutorial che vi mostriamo, che comunque il trucco è sempre un qualcosa di molto molto personale. E con Francesca questo accade, accade tutti i giorni. Con Mattina 9 accade tutti i giorni nello spazio di Facciamoci Belle e accade anche oggi con la nostra bellissima Emanuela, che vuole volumizzare senza ricorrere alla chirurgia, senza ricorrere a quelle falsità, diciamo, ottiche permanenti, a volte non sempre affidabili, ma attraverso un trucco sano, ovvero quello di Mattina 9 con make-up artist Francesca Palombo. Vediamo ancora che allora, cosa stiamo facendo. Ho applicato al centro un correttore più chiaro in modo da creare un punto luce, e questo ci aiuterà anche, vedi, schiarendo questa parte ci darà proprio l'effetto volume. Quindi schiariamo ancora una volta col correttore. Sì. Nella zona superiore, quindi. L'abbiamo fatto dopo aver applicato questo rossetto matto. E lo andremo anche ad applicare al centro. Vediamo, vediamo, facciamo vedere meglio, Francesca.
Esatto, facciamo vedere così. Quindi l'ultimo tocco per ingrandire, abbiamo visto, è il correttore che abbiamo applicato un poco all'esterno e poco all'interno, vero? Sì, per schiarire. Per ovviamente l'ho usato perché il colore era abbastanza chiaro, quindi si confonde in un rosso se non vogliamo un effetto molto contrastante. Io direi che l'effetto si nota. Sì. Manca ancora qualcosa? No, in realtà no. Possiamo ovviamente scurire il lato esterno, però le voleva un effetto naturale, quindi va bene così. È cambiata, bellissima le labbra. Manuela, sei contenta? Non riesce a... Non riesci a vedersi, sì. Ti vedrai tra poco allo specchio. Grazie Francesca per questo consiglio anche oggi per volumizzare le nostre labbra. Grazie ad Emanuela e intanto ancora ospiti qui a Mattina 9. Io vi esorto a restare con noi e adesso invece vediamo quanto belle e romantiche sono le nostre spose di Punto Zero. Punto Zero Spose e poi ancora con Mattina 9. Grazie.